l'assistenza domiciliare ai disabili. Noi per brevità la chiameremo 355 perché è una delibera del Comune di Roma, dell'Assemblea Capitolina. In questo caso noi abbiamo presentato una mozione che è stata praticamente sostituita da un'ulteriore mozione da parte della maggioranza, eliminando poi all'interno il nominativo del nostro presidente del municipio. Praticamente non abbiamo ritirato la mozione perché è stata bocciata. Per far passare questa mozione è stata sostituita proprio per togliere il nominativo del presidente del municipio ed è dopo averla sostituita la maggioranza e tutto il consiglio ce l'ha approvata. Ricordiamo che sia Palmieri che Marino hanno portato avanti l'ultima campagna elettorale promettendo che la 355 sarebbe stata cambiata, modificata. In commissione trasparenza ieri abbiamo chiesto l'audizione del direttore della biblioteca Goffredo Mameli del Pigneto. In quell'occasione abbiamo evidenziato che la biblioteca chiude, creando dei disagi nei confronti degli studenti, il martedì e il giovedì dalle 13 alle 15. Questo portando ovviamente un disagio. Abbiamo chiesto con forza alla direttrice della biblioteca di poter cercare nelle sue possibilità di tenere aperta in questo periodo la biblioteca con uno sforzo notevole nei confronti del personale. Credo che la dottoressa sia ben disposta in tal senso perché ci ha dato assicurazione che avrebbe rivisto il suo orario. Commissione bilancio invece oggi abbiamo parlato dell'accorpamento dei due municipi. Abbiamo relazionato sull'audizione delle organizzazioni sindacali, ma la cosa più curiosa e la cosa più interessante è che abbiamo messo a verbale, che e sarà poi discusso e approvato, di reperire e di cedere tutti i timbri, tutte le piccole cose che possono essere riciclate dal sesto e settimo municipio nei confronti degli altri municipi e chiedere all'ex quinto municipio di mandare a noi, qui al municipio, i timbri e tutto altro materiale che segna come quinto municipio, in modo tale da avere un notevole risparmio per quello che riguarda il materiale da riuso. Sono stata eletta presidente della commissione delle elette a causa di un conflitto interno del PD, però noi approfitteremo di questo appunto per portare avanti una serie di tematiche. Per ora stiamo portando avanti una serie di approfondimenti su quelli che sono i consultori, i servizi dei consultori. Abbiamo fatto sopralluoghi sia nel sesto che nel settimo municipio, anche per avere un'idea di quelli che sono i servizi, di come funzionano attualmente, e ciò che abbiamo riscontrato fondamentalmente che accomuna tutti i consultori è la mancanza di messa a norma di queste strutture. Infatti prepareremo al più presto una risoluzione, un documento che porti appunto a sistemare queste strutture e renderle accessibili ad esempio ai disabili, sia per quanto con rampe, con bagni o entrate che possano riqualificare proprio tutta la struttura dei consultori. Altra questione, adesso ci stiamo muovendo anche con associazioni di donne, sportelli antiviolenza, per la questione insomma, di creare un sistema a rete di tutte quelle che sono le associazioni e i servizi sociali che lavorano appunto su questa tematica, perché abbiamo scoperto che c'è proprio una mancanza in questo senso, e anche qui ci muoveremo al più presto scrivendo una risoluzione che coinvolga Roma Capitale e il Sindaco nel promuovere appunto questo sistema di rete. Io faccio parte della commissione regolamento e accorpamento del municipio
E vabbè, qui sono state una serie di problematiche che poi vi spiegheremo andando avanti, insomma, con questi servizi. E poi, per quanto riguarda la commissione urbanistica, decoro urbano e ambiente, abbiamo trattato, per lo più ci siamo soffermati con tutte le tematiche che potevamo trattare, su un passo carrabile sulla Prenestina dell'Idol. E devo dire con grande rammarico con tutte le tematiche importanti che ci sarebbero da trattare sul territorio. Abbiamo affrontato solo velocemente la questione AMA, però ancora abbiamo chiesto quando inizierà la porta a porta anche in questo municipio. Sappiamo che in altri municipi pilota, è già in atto da molto tempo, però ancora non ci sono fondi, sappiamo che non ci sono fondi disponibili da parte di Roma Capitale e che ancora non si sa niente quando si partirà, con la porta a porta da noi. I nostri contatti sono con gli altri consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle, del quarto, del sesto e del settimo municipio, che stiamo lavorando per un progetto insieme e stiamo condividendo le parecchie problematiche di questo quadrante di Roma. Vi ricordo di seguirci sul nostro forum, sulle nostre